Per accompagnare panettone e pandoro la crema al mascarpone non può assolutamente mancare. Vi faccio vedere come realizzare questa versione senza dover pastorizzare i tuorli, perché faremo una piccola crema iniziale, perfetta per creare un dolce anche velocissimo. Vi farò vedere anche come impiattarlo in modo diverso. Scopriamolo insieme. In un pentolino versate il latte intero, il baccello di vaniglia portato a bollore sul fuoco, in una ciotolina unite i tuorli d'uovo, lo zucchero semolato con la vaniglia, l'amido di mais, mescolate bene con una frusta, appena si è formato il composto versateci il latte caldo filtrandolo con un colino, continuate a mescolare con una frusta, riportate tutto quanto sul fuoco, fate cuocere per 2 minuti finché non si addensa e si forma la crema. Versatela in un vassoio, livellatela bene in uno strato sottile, coprite con la pellicola, fate riposare 30 minuti a temperatura ambiente e 2 ore in frigorifero. Dopo riposo, mescolate velocemente la crema, mettete in una ciotola il mascarpone, la panna fresca, montate 2 minuti con le fruste, aggiungete la crema pasticcera, montate per altri 2 minuti finché non si ottiene una crema bella gonfia e spumosa. E adesso la crema è pronta per essere utilizzata e vi assicuro che sarà perfetta per accompagnare magari una bella fetta di panettone. Metteteci vicino alla crema qualche frutto di bosco. Oppure vi do un altro consiglio, ricavate dei cubetti di panettone, tostateli velocemente in padella da tutti quanti i lati, prendete una ciotolina, metteteci la crema sul fondo, adagiate sopra tutti i cubetti di panettone e spolverate con lo zucchero a velo. E vi assicuro che li porterete in tavola e farete davvero un figurone. Questa crema è perfetta anche per farcire delle torte oppure fare dei dolci al cucchiaio. Davvero, davvero incredibile, vi conquisterà!